Come sapete, da mesi noi ci stiamo battendo su questa emergenza vera e propria dell'edilizia scolastica. In Commissione Quarta ci sono 4-5 atti a mia firma che saranno discussi nella prossima seduta. Alcune riflessioni. Intanto, l'edilizia scolastica è competenza regionale. E leggo dal sito nostro della Regione Toscana, sito istituzionale. Le strutture edilizie scolastiche costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico. La programmazione degli interventi di edilizia scolastica spetta alle regioni ed è finalizzata ad assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali. Ora, non sto a citare il decreto legislativo del 16 aprile del 94, numero 297 e altri atti che sono intervenuti per definire chi deve fare cosa. Il problema è che le vostre riforme alimentano la conflittualità tra i livelli istituzionali e il caos istituzionale. Partiamo dalla riforma costituzionale sulla quale voteremo noi il 4 dicembre. Nell'articolo 114 levate nel testo della nostra Costituzione le province. Avete fatto una proposta, prima c'era scritto i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi, eccetera, eccetera. Levate completamente le province. Allora mi chiedo, se dovesse passare questa riforma costituzionale, gli immobili che ad oggi sono di stretta competenza provinciale, queste province esisteranno o non esisteranno più? E questi immobili scolastici a chi faranno capo? Questa è una risposta che diciamo, è un enigma che non trova risposta, perché anche con la riforma delle competenze che abbiamo fatto noi a livello regionale si, come dire, sottolinea questa confusione istituzionale. Devo fare un ragionamento un po' più ampio, però. Nel nostro paese l'edilizia scolastica costituisce e rappresenta una priorità tale da richiedere interventi certi e celeri, non più procrastinabili, anche alla luce dei frequenti incidenti verificatisi negli ultimi anni. Sono molte e diverse le ragioni per cui la sicurezza degli istituti scolastici viene da più parti invocata. Oltre la metà degli edifici scolastici italiani sono stati edificati prima del 1974, anno in cui vennero varate le disposizioni antisismiche. Oltre 24.000 scuole si trovano in zone ad alto rischio sismico, circa 6.200 sorgono in aree a forte rischio idrogeologico. Insomma, gli istituti vivono in uno stato di emergenza mai sopito. Il lavoro realizzato fino ad oggi rivela un intervento appena abbozzato che, al di là delle buone intenzioni, denuncia le proprie carenze nello scorgere, passare, rassegna le reali esigenze del patrimonio immobiliare scolastico italiano. E mi riferisco in particolare agli interventi sulla buona scuola di Renzi e all'assenza della voce della Regione su questo tema. Ora, i dati sull'edilizia scolastica italiana sono impietosi. Il quadro generale, salvo piccoli esempi virtuosi, è allarmante. Su 41.000 edifici monitorati, 24.000 possiedono impianti idraulici, termici, elettrici non funzionanti. 9.000 hanno intonaci fatiscenti. E più di 3.600 necessitano di interventi sulle strutture portanti. Circa il 40% degli edifici scolastici è privo del certificato di agibilità, mentre il 60% non possiede quello di prevenzione contro gli incendi. Sono decine i casi di tragedie sfiorate a causa di crolli di diverse entità nelle scuole. Un numero considerevole di edifici scolastici italiani, vista anche la vetustà, cioè l'anzianità dell'immobile, è caratterizzato da una situazione di estrema incertezza in ordine alla sicurezza e alla vivibilità. Le condizioni odierne, che possono essere definite a tutti gli effetti emergenziali, assumono connotati negativi anche per quanto riguarda la qualità del servizio offerto alle nuove generazioni. Allora, questo intervento per richiamare la vostra attenzione su questo tema. Non è vero che la Regione non può fare nulla. È scritto nelle norme, è scritto nel nostro sito, andiamo a modificare il sito eventualmente, che la Regione ha un compito di programmare gli interventi e eventualmente di sostituirsi alle competenze delle province. Non possiamo lasciare soli territori con
situazioni emergenziali sullo stato dell'edilizia scolastica.